tanto vediamo con le immagini. In attesa che il gruppo si infoltisca col ritorno dei giocatori che hanno preso parte agli europei, il Napoli fatica a Di Maro agli ordini del neo allenatore Spalletti, che come tutti i tecnici che si sono susseguiti negli ultimi anni alla corte di De Laurentiis parla da aziendalista. Si è detto contentissimo della sua scelta e del gruppo che ha a disposizione. Ma sarà vero? Di sicuro c'è il rischio che questo Napoli venga indebolito, perché si parla di cessioni eccellenti, quali quelle possibili di Koulibaly, Fabian Ruiz, ma anche di Insigne, indipendentemente dal rinnovo di contratto o meno del numero 10 dell'Italia campione d'Europa. L'arrivo di Spalletti però potrebbe convincere qualcuno di questi giocatori a cambiare idea, rimanendo quindi in azzurro. Molto dipenderà anche dal budget fissato dal patron, che visto il periodo pandemico ha già sottolineato che lo stesso budget andrà assottigliato per evitare problemi futuri. Mercato: Oliveira ed Emerson Palmieri sono i due giocatori cercati per la fascia sinistra. Spalletti vorrebbe il giocatore del Chelsea, che ha già avuto alle sue dipendenze durante l'esperienza di Roma. E passiamo all'altra protagonista campana di quest'anno in Serie A, la Salernitana, alle prese con la problematica relativa alla cessione societaria. L'imprenditore Radrizzani continua a farsi avanti, è arrivato a 60 milioni di euro di offerta per acquisire il pacchetto di maggioranza del club. Il proprietario del Leeds United, che ha riportato in alto lo storico sodalizio inglese, vorrebbe tentare l'avventura anche in Italia. Gli era stata anche prospettata la possibilità di rilevare la SPAL, ma Salerno fa più gola, anche se Lotito fa pensare al contrario all'esterno. Sotto l'aspetto passionale, cioè del numero di tifosi, Salerno in A può giocarsela con tante altre piazze. Inoltre c'è sempre in ballo anche la possibile ristrutturazione dello stadio Arechi, di cui si parla già da anni. Intanto mister Castori attende novità dal mercato, perché la squadra così com'è sarebbe una grande incognita per la massima categoria. Cerri in avanti, Grassi a centrocampo sono i due obiettivi per ora del club granata, ma ad oggi rimangono tanti punti interrogativi per il futuro dei granata.